grazie Giovanni. Nel chiedere a Riccardo Corbucci, coordinatore del Forum Legalità, di fare anche lui un saluto, vi do una comunicazione. Domani mattina alle ore 10:30, adesso l'indirizzo non lo ricordo, ma lo potrete trovare, adesso lo guardo, se mai ve lo dico tra poco. Nicola Zingaretti con il ministro Orlando, il ministro della giustizia Orlando, Giampiero Gioffredi, ecco, ce l'hai? Dov'è? Perché l'indirizzo non lo sono perso. Ecco, incrocio tra via Carlo Avegno e via dell'Idroscalo. Ci sarà la firma di un accordo tra la regione, il tribunale e l'IPAB. Come? Qui dietro. Per un riutilizzo a scopi sociali, appunto, degli immobili sequestrati a Mauro Parini, penso si possa dire tranquillamente. Questo è un passaggio di un presidio importantissimo. Finalmente riusciamo, come partito e come amministrazione, a mettere in campo un'alternativa, perché ecco, poi chiedo anche a Riccardo di intervenire su questo. La mafia non si può combattere solamente chiudendo, ma si deve combattere anche aprendo, proponendo un'alternativa dei modelli di aggregazione e di cultura differenti. Grazie. Proprio su questo, diciamo, dopo gli ultimi minuti, insomma, per non farla troppo lunga, dicendo ovviamente porto il saluto del Forum Legalità del Partito Democratico, che è un forum jolly, perché la legalità si interseca con tantissimi argomenti diversi, dal sociale, all'urbanistica, all'ambiente, questo forum e tanti altri. E c'è un principio, diciamo, di fondo. Noi abbiamo fatto proprio recentemente al Nazareno, un mese, 4 settimane in cui abbiamo parlato, abbiamo discusso di legalità. L'ultima riunione l'abbiamo fatta con Nicola Zingaretti. Quando Nicola Zingaretti è venuto e ha discusso e ha ragionato con noi di cosa aveva fatto la Regione Lazio, ci ha chiuso, diciamo, il suo intervento, potrei fare gli elenchi, insomma, dai fondi dell'Osservatorio per la Garanzia della Sicurezza, che sono stati presentati proprio qui, un bellissimo progetto a cui ho partecipato, fino, diciamo, a quello che è stato fatto sui tagli ai vitalizi, sui tagli dei consigli di amministrazione, fino anche al progetto Era Delibera che è stata presentata oggi. Zingaretti ha concluso quell'intervento con una battuta, neanche troppo, purtroppo, dove ha detto: abbiamo fatto tantissimo rispetto al passato sulla legalità nella nostra regione, quindi perderemo le elezioni. Perché purtroppo il costo, diciamo, in termini di consenso della legalità spesso è pesantissimo, soprattutto quando la legalità è vera, non è sbandierata e non sono semplici parole d'ordine. Questo perché c'è un grosso problema, questo lo aggiungo io alle parole di Nicola, il fatto che molto spesso i cittadini percepiscano che quando arrivano le regole nei luoghi e non c'è la politica, non ci sono le programmazioni politica, magari si perdono i servizi, si chiudono le strutture, non ci sono più quello che avevamo come abitudine, diciamo, ad avere come servizio minimo, anche se manca qualcuno che non lo doveva avere, che non aveva diritto, e spesso lo Stato, il Comune, la Regione non è in grado di rimettere subito in moto quel luogo che prima dava un servizio a qualcuno. E questa è la cosa che non ci possiamo assolutamente permettere, perché la prima cosa su cui noi dobbiamo lavorare è che il principio di legalità non può essere una cosa astratta, deve viaggiare di pari passo con quelli che sono i programmi e i progetti della politica, soprattutto della politica di un partito come il nostro, che vuole essere un partito che vuole governarla, una città come Roma, e che governa la Regione Lazio e che governa il paese. Quindi io ringrazio davvero questo evento che abbiamo seguito, perché tiene insieme queste due condizioni fondamentali, cioè il Ferruccio che tutti hanno definito sulla legalità, e Sabella come al solito è un esponente massimo in questa città della legalità che c'è stata, ma è assolutamente il fondamentale che a fianco al principio di legalità, di trasparenza, di non discrezionalità della politica e della pubblica amministrazione, ci siano quelli che sono i progetti concreti, quelli che arrivano con i cittadini. Lo vediamo con l'amministrazione attuale, con quella della Raggi, e Ilaria ce lo raccontava, no? Non conta nulla dire siamo onesti e siamo legali se non si è capaci di risolvere i problemi e di affrontare le questioni stando dentro la legalità e dentro le leggi e dentro quelle che sono le cose che si possono fare. Non conta assolutamente nulla, sono parole vuote. La vera rivoluzione che noi possiamo mettere in campo è quella di avere dei progetti politici che tengano conto delle norme che cambiano, che questo paese è da 15 anni e che sono cambiate recentemente, e che ci consentano, lo dico sapendo bene che Roma ieri è stata messa a ferro e fuoco
da chi voleva, diciamo, tenere i propri privilegi e che quindi, diciamo, ha interesse che non nascano nuovi imprenditori giovani, che non ci siano imprenditori che costruiscano nuovi posti di lavoro, perché la concorrenza è anche questo, non è una brutta parola, la concorrenza dà l'opportunità di avere servizi nuovi, posti di lavoro, ma anche la possibilità di avere visioni e possibilità di avere questi servizi anche a prezzi più bassi. Ecco, noi non possiamo avere paura di queste, che sono regole che abbiamo contribuito a costruire in Europa è una roba che abbiamo noi, che abbiamo costruito noi, e soprattutto dobbiamo anche avere un po', cioè, dicevo, perché prima ho sentito un po' l'intervento e mi sono un po' buttato giù di morale, no? Cioè non arriveremo mai a Barcellona. Io e i giovani che ci sono, che ci ho visto in presenza, dobbiamo sperare di arrivarci, dobbiamo lottare per arrivarci, e su questo riprendo quello che ha detto Atos, ci servono anche dei simboli. Ci serve la politica, però ci serve anche il simbolo. E il simbolo, l'ha detto bene Giovanni Zannola, che io stimo molto, sono cose concrete. Vuol dire fare politica rifiutandosi di andare in alcuni luoghi. Io non faccio l'esempio del Lungomuro, però faccio l'esempio del Polo d'Attore di Ostia, che è una cosa, non tanto per le polemiche che ho contribuito ai tempi dei mondiali di moto, oggi è sicuramente un servizio per Ostia e Polo, però mi chiedo se secondo voi, scade la licenza che è scaduta in questi giorni, se un luogo del genere può essere affidato a qualsiasi concessionario a 1.800 euro al mese. Io non credo che sia una cosa normale, che sia una cosa che si possa accettare chiunque sia il concessionario. E allora io credo che da questo punto di vista la vera rivoluzione sia un po' modificarla questa idea. Ve lo viene a dire uno che crede molto nei simboli, perché vengo da Roma Nord, però quando ho avuto l'opportunità di candidarmi in questa città al Consiglio Comunale, siccome a me Paolo Pasolini mi ha fatto crescere con l'idea che il simbolo vale più di tutto e spesso vale più di mille discorsi e di mille parole, la foto che ho scelto è stata una foto sugli scogli del Libro Scalo di Ostia, perché quello è il nostro mare e io voglio essere orgoglioso di poter dire che vengo da Roma, vengo da Ostia, e che Roma possa tornare a essere un esempio per tutto il nostro paese. Grazie, grazie anche a Riccardo. Siamo arrivati alla fine, volevo semplicemente tirare un attimo le fila, non sarò lungo, non vi preoccupate, tutti dobbiamo andare a cena. Ringrazio tutti quanti gli ospiti che sono intervenuti, non li ripeto tutti perché farei notte. Ci terrei però a ribadire quello che è emerso e che penso debba essere il proseguimento del lavoro del nostro forum. Come diceva benissimo Riccardo adesso, noi dobbiamo essere vigili osservatori del ripristino della legalità, dobbiamo essere vigili osservatori di quello che sta succedendo a livello nazionale. Penso che come forum Mare e Fiumi, e anche con l'aiuto delle altre forze politiche e delle associazioni che oggi sono intervenute e che ci hanno fatto il piacere e l'onore di essere presenti, porteremo avanti una battaglia per chiedere che venga modificato questo testo del disegno di legge. È una battaglia molto difficile, molto ardua, ma penso che sia importante. Prima Riccardo parlava di simboli, ecco, quello potrebbe essere un simbolo importante di una battaglia e anche un modo per aggregare e tenere insieme una comunità che vuole liberare il proprio mare. Ecco, quindi se volete partecipare a questa battaglia, al proseguimento dei lavori del nostro forum, fuori c'è un foglio per lasciare appunto i vostri contatti e vi contatterò nel momento in cui si faranno altre riunioni dei tavoli. Quali sono gli step da portare avanti? Innanzitutto noi ci aspettiamo che prima della fine prima della scadenza del commissariamento prorogato, come diceva Giovanni prima, come si è detto più volte, si arrivi alla decadenza di tutte le concessioni che hanno commesso abusi oppure che hanno trasgredito ad altri obblighi di legge. Penso all'accessibilità, alla visibilità del mare, ci sono una serie di normative che sono state trasgredite. La decadenza è un presupposto fondamentale perché pone un paletto su un comportamento che si può portare avanti, un comportamento che non si può portare avanti, e soprattutto ci permette di proporre un modello migliore, un modello diverso. Ecco, ringrazio anche Ilaria per il lavoro che intende fare al Comune, per cui le daremo un grande supporto assolutamente fin da subito. Quindi un indirizzo politico. Ecco, nel PUA, secondo me, nel nuovo PUA comunale ci devono essere dei requisiti molto stringenti riguardo le nuove concessioni. Si deve dire: questa porzione la dedichiamo a questo tipo di attività, quest'altra porzione a un altro tipo di attività. E chi lo deve decidere? Chi lo deve dire? Ecco, gli imprenditori balneari
No, ecco, secondo noi chi deve stabilire come deve essere utilizzato il nostro litorale devono essere i cittadini, gli utenti, quelli a cui è rivolto il servizio, che poi gli imprenditori avranno il compito di gestire nell'interesse collettivo. Quindi ecco, per questo è importante la partecipazione. Dateci idee, portateci, abbiamo 14 km di costa, si può mettere in campo qualsiasi cosa, portateci le vostre idee, le vostre proposte per capire come rinnovare questo nostro mare. Ed ecco, chiaramente si può fare un piccolo passo adesso, però ecco, se riusciamo a raccoglierci intorno a questa battaglia, penso che non ci possa fermare nessuno. Grazie.